L'idea di ripercorrere le tracce di Marco Polo è stata quando io ho finito un altro storico che ha aiutato molto l'Italia. È stato Wolfgang Goethe, uno scrittore tedesco che è partito dalla Boemia, è arrivato in Sicilia e ha raccontato la storia dell'Italia del 1700. Ideja je potekla od toga što je pratila pre ovog puta jednog nemačkog istoričara iz 18. veka i koji je iz Mađarske došao na Siciliju u stvari. Iz Češke, izvinjavam se. E poi è iniziato l'altro storico, non è uno storico, ma comunque è stato importante per l'Italia, Marco Polo. I onda je došla na ideju da u stvari sledi put Marka Pola koji je velika ličnost i veoma važna ličnost za Italiju. Marco Polo ci ha fatto conoscere tantissime cose delle nazioni che attualmente non conosciamo bene, almeno noi italiani non conosciamo bene se non per turismo e basta. On je u stvari na neki način mnogo pomogao Italiji zato što ih je upoznao sa kulturama i ljudima koje u to vreme nisu poznavali, a i danas su te kulture, da kažem, malo mistične. Che cosa mi ha fatto scegliere questo percorso? Perché Marco Polo è partito da Venezia e è arrivato a Istanbul via mare. Io invece ho voluto fare il centro di tutta la nazione, incominciando dalla Slovenia, la Croazia, la Serbia, la Bulgaria e poi andando verso la Turchia. Marco Polo je krenuo iz Venecije do Istanbula, ali išao brodom, znači morskim putem. Ona međutim želi da ide kopnom i da prođe teritoriju čitave bivše Jugoslavije od Slovenije preko Hrvatske, Srbije i Bugarske da stigne do Istanbula. Come dicevo prima, no, io ho fatto il centro perché noi pensiamo alla nazione che io ho fatto, la Slovenia, conosciamo Lubiana, conosciamo la parte marina, Croazia, conosciamo Zagabria, conosciamo la parte marina, ma mai che conosciamo veramente le cose. La Serbia, dagli italiani. Io penso che non è mai passato qualcuno al centro della Sbaglia, vengono tanti italiani in Sì? Serbia, sì, Ma dove? per lavoro e anche per godimento, Dove? turismo, sì. Allora Belgrado A anche Belgrado, la qui, sì, città. perché ci sono Sì, infatti, ci tante. sono a Belgrado, ma non vengono mai nella parte Vabbè, centrale. to i jeste njen cilj, da krene u stvari tim centralnim putem, ona to tako naziva, zato što recimo Italijani poznaju Sloveniju i Ljubljanu i morski deo, takođe poznaju Zagreb i morski deo Hrvatske, ali kaže, ona misli da Italijani ne dolaze u Srbiju i da taj centralni deo u stvari Balkana i ne poznaju toliko, a ona je želela da je pozna. Ho fatto un progetto che all'inizio pensavo di mantenermi sui 30 gradi, 30 km al giorno. Adesso incomincia a far caldo e i 30 km io non ci Sono riesco, troppi. sono troppi, quindi vado sui 20, scendo a volte scendo anche di più dei 20 km perché fa troppo caldo. Dakle, naravno da je napravila plan pre svog puta i planirala je da prelazi 30 km dnevno, međutim, s obzirom na to da su počele velike vrućine, naravno ne uspeva, to je previše, tako da otprilike 20, nekad čak i manje u zavisnosti od temperature.